Cara Sibi, le cose con Elvira sono sempre allo stesso punto. Se sapeste che momenti passo. Di lavoro non se ne parla. Tornato da Parigi, feci pace con lei e le dissi di dimenticare il passato, ora che Doria non era più in casa. Me lo promise, ma dopo alcuni giorni la trovai nascosta nel buio coi miei vestiti addosso, a spiarmi. Non dissi niente e partii il giorno dopo per Roma. Mia cara Fosca, un uccellino mi ha fischiettato all'orecchio dei tuoi rendezvous con quel Ganimede dei Civinini. Che dire, tale madre, tale figlia, direbbero gli amici. 20 anni fa lo scandalo di tua madre si contenne nelle mura di Lucca, ma oggi, se vuoi che il tuo onore, quello di tua madre e soprattutto quello del Sor Giacomo non siano trascinati nuovamente nel fango, sappi che il mio silenzio costa e quello dei miei parenti ancora di più, tuo marito. Maestro, quest'oggi la signora Elvira m'ha battuta dinanzi a casa vostra. Poi m'ha svillaneggiata davanti a tutti, dicendo che sono una troia, una schifosa, che sono la vostra ganza. E gridava, pettegola, sporcacciona, t'arrangio io. Guardatela, quella popò di puttana. Viene qui a cercare il mio marito. Poi è andata da mia madre e gli ha detto di avermi sorpresa con voi nell'atto. Thank you.
custodiat animam tuum in vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri Jesu Christi, custodiat animam tuum in vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri Jesu Christi, custodiat animam tuum in vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri Jesu Christi, custodiat animam tuum in vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri Jesu Christi, custodiat animam tuum in vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri Jesu Christi, custodiat animam tuam in vitam aeternam. Amen.